Una volta che sei dentro a questo mestiere, fai fatica ad andare fuori perché ti piace, è bello. Siete pronti, bambini? Attenzione, state seduti bene, non alzatevi in piedi. Attenzione che parte, pronti? Via! Vecchi no, signori, vecchi no, si affrettino, la carovana sta partendo. Gianni da Ronche è una persona che è nata da Remigio da Ronche e Maria Righetti in via 100 Versuri al numero 30 e fa l'attività di esercente dello spettacolo viaggiante da quando è nato, quindi 81 anni e mezzo e 81 anni e mezzo che fa questo tipo di lavoro. Però questo il lavoro è nato da mio nonno, che proveniva da Agordo, anzi in un borgo di Agordo, Ronchi, si è trasferito a Ferrara e da qua hanno cominciato a prendere l'attività di esercenti dello spettacolo viaggiante, costruendo un'altalena a barche prima, poi un calcinculo. E facevano le sagre qua delle varie chiese, San Benedetto, San Giorgio, San Giovanni. Poi dopo è scoppiata la guerra del 15-18, mio padre è andato in guerra volontario, quando è tornato ha ripreso a fare l'attività di esercente dello spettacolo viaggiante, da giostraio, come dice la tabella dove hanno riconosciuto questa piazza a nome di mio padre. Da lì sono nati quattro figli, Gianberto che era il più vecchio, Rodolfo che era il secondo, Gianni che era il terzo e una sorella e una figlia, Maria Grazia. Tutti hanno intrapreso l'attività di esercenti dello spettacolo viaggiante, quindi l'attività di giostrai, perché poi la denominazione esercenti dello spettacolo viaggiante è stata data da una legge del 68, però prima venivano sempre chiamati giostrai, se non zingari quando arrivavano. Abbiamo continuato fino adesso, poi hanno continuato le mie figlie sino che si sono sposate, due si sono sposate qua a Ferrara e vivono qua a Ferrara, una invece ha continuato l'attività mia, la Eva, la più giovane, e quindi si continua, adesso continuano le nipoti e io mi auguro anche che continuino anche i pronipoti, quindi questa è un pochino la nostra storia che è iniziata nel 1816 da mio nonno. È continuata da mio padre poi. Isidoro, di cognome Cutter, io sono nato a Zenzon di Piave, in provincia di Treviso. Mio papà è nato a Brescia nel 1893. Aveva una compagnia teatrale, mio papà recitava assieme con le mie sorelle. Io ho fatto poco di teatro perché ero piccolino e facevo qualche piccola parte quando serviva un bambino. Le mie sorelle e mio papà erano veramente bravi a recitare. Poi le mie sorelle si sono sposate. Mio papà ha smesso di fare il teatro perché mancavano le attrici. Le mie sorelle che si sono sposate e ha preso un cinema ambulante. Si spostava, allora non c'erano i cinema nei paesi, e si spostava in paesi e faceva il cinema. Finita la guerra hanno cominciato a aprire il cinema anche nei paesi piccoli, patronati così. E così mio papà ha smesso di fare il cinema. E ha comperato una giostra a cavalli, una bella, bellissima giostra a cavalli. E poi abbiamo comperato un autoscontro e abbiamo continuato a girare come giostrai, diciamo. E così è cominciata la vita del Luna Park. E siamo ancora dietro a fare questo mestiere.
papà di mia moglie, ha fatto una Parca Verona e così io con l'autoscontro sono andato a fare questo Luna Park invernale e lì ho trovato mia moglie, che era figlia di Colombo, che ha fatto il Luna Park a Ferrara. E così praticamente sono rimasto sempre di qua, non sono più andato via. Io facevo amicizia dappertutto e quando ero giovane, che avevo 18-20 anni, trovavo morose dappertutto. In tutti i paesi trovavo due o tre morose. Ho dovuto dire la verità, dicevano che ero un bel giovanotto, che assomigliavo a Carcable. Una volta avevamo solo la giostra dei cavalli, l'autoscontro, il calcio in culo era quello più pericoloso, il calcio in culo, perché adesso invece il calcio in culo sarebbe una sciocchezza confronto alle giostre nuove. Adesso i giovani invece, se non hanno l'ultra brivido, non vanno alle giostre. Non so se sia un bene o se sia un male. Io nutro tanta nostalgia per il passato. Il nostro mestiere è un mestiere che è molto faticoso e non è che si possa diventare ricchi con questo mestiere. E l'emozione che danno i bambini in giostra è un'emozione fantastica, perché lavori con della sincerità e della genuinità. Ah beh, era una bellezza vedere questi ragazzi che venivano lì in giostra, si divertivano e prendevano la coda. Era tutto bello da vedere, insomma, perché i ragazzini si divertivano molto. In base a quante generazioni ho visto passare, gli stessi nonni che adesso me li accompagnano erano i miei clienti della giostra, che venivano prima, quando sgridano il loro bambino perché vogliono che basta, hai fatto già tanti giri. Io scherzando dico: ma ti ricordi quanti ne hai fatti te? Io cerco di proseguire sino a che il Signore mi lascia sulla terra, di proseguire il mio lavoro come ho sempre fatto. A dire il vero non saprei cosa avrei fatto volentieri. Se uno è figlio di giostrai, io credo che anche senza consigli continuerà a fare questo mestiere, perché non conosco la vita di uno fermo. Non lo so cosa avrei fatto. Sì, questo mestiere appunto, che tra giostrai sei in armonia buona, insomma, ti passi la giornata tranquillamente. Io qua, questa caravana qua, per esempio, per me è il più bel palazzo del mondo, perché qua vedo che ho tutto quello che hanno le case. Non pongo limiti alla provvidenza, quindi quando sarà il momento me ne andrò, ma vorrei andarmene vicino alla mia giostra. Piacere che siete venuti qua a trovare questo povero vecchio. Vi ringrazio per questo omaggio che mi avete fatto. E niente, io sto bene qua a Ferrara. Un saluto al Consiglio Comunale. Va bene? Famiglia Bisi ringrazia il Consiglio Comunale e il sindaco di Ferrara per questo riconoscimento e vi auguriamo tanti auguri di buone feste. Salve, sono Buiano Luciano, esercente dello spettacolo Viaggiante Storico di Ferrara, residente a Ferrara, cittadino ferrarese. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha creduto molto nel nostro lavoro. Un saluto a tutti i cittadini di Ferrara, grazie. Io vorrei ringraziare in primis il nostro primo cittadino, il sindaco Alan Fabbri. Vorrei ringraziare tutta la popolazione ferrarese che tanto
dimostra di essere attaccato allo spettacolo viaggiante, venendo sempre numerosa a tutte le nostre manifestazioni. Vorrei ringraziare la giunta di questa amministrazione, veramente positiva, propositiva, veramente eccezionale. E vorrei concludere dicendo che spero che sia un felice Natale per tutti e spero che sia un anno altrettanto migliore. Un saluto a tutti, buonasera.